Il fenomeno dei bambini di strada riguarda tutte le città, anche di minore grandezza dell'Etiopia. Capito? Capito? Ho detto che non è un problema, non è un problema. 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 Non Molto spesso c'è un tragitto che parte dalle campagne più lontane, più periferiche, che passa attraverso le città di minore grandezza e che poi, diciamo, si conclude nella capitale. Uno degli aspetti fondamentali è stato il processo di riabilitazione attraverso il counseling. Quindi delle persone specializzate in counseling si occupano di loro in modo tale da recuperare le parti forti ancora in questi bambini, che esistono, che non sono scomparse. Sul invece l'aspetto educativo, diamo alle famiglie un sostegno materiale scolastico, oltre alla struttura completamente rinnovata, fornita degli equipaggiamenti necessari, paghiamo anche i salari dei maestri, forniamo i soliti materiali educativi, uniformi e così via, facciamo i training per gli insegnanti. Dà la possibilità a questi ragazzi, anche se non hanno terminato la scuola oppure anche se l'hanno terminata e non hanno un punteggio sufficiente, di continuare la loro educazione. Sono potuto incerciare e mammare farli una per, che capire mammare se l'alcalco in, capite che non c'è una per. Copi e te le aiuto, ho fatto una salta, non sarei mai se non ci sei caduto, non mi mando a raccomandare, non mi mando a raccomandare. Sono tutti corsi che riguardano settori in cui la manodopera è molto richiesta. Quindi abbiamo una certa sicurezza che una volta terminata la scuola, questi ragazzi verranno inseriti nel mondo del lavoro. ጎዳና ላይ ምናምን ከቤተሰብ ጋር በግጭት ወጥቼ ጎዳና ላይ ብዙ አመታቶችን አሳልፌያለሁ እና በዚህ በኮፒ ድርጅት አማካይነት አሁን ሩቲን ያስካክልኩ ዚም ስራ እየሰራ ያው የተሻለ ኑሮ ከዚህ የተሻለ ኑሮ አለኝ።